sensazioni molto critiche. Sono molto arrabbiato, sono molto preoccupato. Anche stamattina ho fatto una riunione di 2 ore. Il tema che sta venendo fuori è tutta la fragilità del sistema, che più volte abbiamo sottolineato. Devo dire, anche qui ci si mette però il tema della natura e dei cambiamenti climatici, perché oggi abbiamo avuto il dato oggettivo che c'è stato un aumento del 15% della consistenza dei rifiuti a causa della pioggia di novembre. Quindi questo ha causato un aumento del tonnellaggio di rifiuti di Napoli conferito, che era intorno agli 8,50, è andato oltre le 1000 tonnellate. Considerando che l'acqua e la mescolanza di umido col differenziato ha appesantito gli STIR sono vecchi, sono andati in difficoltà, non riescono a produrre con la stessa rapidità, si fanno le file agli STIR e le file agli STIR producono una non raccolta. Quindi come superare questo? Nel passato ci veniva d'aiuto anche il sito di trasferenza provvisorio dell'ICM, il polmone di riserva, che dopo la chiusura del termovalorizzatore di Acerra abbiamo deciso, per le giuste proteste dei cittadini, di chiudere per il conferimento di umido e tal quale e mettere lì nei prossimi giorni esclusivamente prodotti di altro tipo. In particolare mi riferisco agli ingombranti, ma anche ad altro tipo di materiale come la plastica e il vetro. Quindi dobbiamo fare in modo che la città venga ripulita e oggi nell'incontro che ho fatto, che è stato un incontro molto energico, ho avuto garanzie che le 250 tonnellate di giacenza per terra saranno tutte recuperate da oggi a domenica. Ma quello che mi preoccupa è che non accada mai più quello che è accaduto in questi giorni. Quindi in attesa di avere impianti STIR più funzionanti, di avere finalmente altri enti che hanno la responsabilità sui rifiuti, come Regione e Governo, comincino a fare la loro parte, ma qua ci vorrà del tempo, noi non ci sottraiamo, come dire, alle inerzie degli altri per cercare di colmarle, e quindi abbiamo deciso una serie di misure che già da lunedì verranno messe in campo, che scongiureranno che le immagini di questo tipo da qui a gennaio si possano riproporre. Perché dico gennaio? Perché in questi 2 mesi poi saranno messe in campo quelle altre opzioni strutturali che metteranno definitivamente in sicurezza i nostri territori. Poi devo anche dire, consentitemelo, che gli interventi che abbiamo fatto per migliorare Asia, per iniettare un nuovo management, una nuova struttura organizzativa, nel rafforzare anche il sistema pubblico tra SIA e SAPNA, che meglio dialogheranno tra di loro, avremo un'organizzazione ancora migliore dei servizi, lavoratori motivati, squadra motivata. Quindi sono fiducioso che questo momento di grave criticità, che mi ha fatto anche molto arrabbiare, perché sono immagini che non si devono mai vedere in una città, pur con tutte le difficoltà, io credo che possiamo uscire da questo momento così complicato. Parlava di 250 giacenze, abbiamo una cartina di dove purtroppo ci sono queste No, è giacenze. tutta, più o meno tutta la Di città, tutti i ma da qui a quartieri domenica sono. saranno già operando in queste ore. Già stamattina sono intervenuti, già stanotte è andata un pochino meglio. Quindi saranno interventi che porteranno per domenica sera alla città pulita. Questo è quello che mi hanno assicurato Daniele Fortini e Gianfranco Iudice, che sono i 2 principali punti di riferimento operativi per quanto riguarda Asia. Sappano, ho parlato con Pino Cozzolino, direttore generale della città metropolitana, abbiamo parlato con Gabriele Gargano, con tutta la squadra, un nuovo CDA. Sono grandi motivazioni. Raffaele Del Giudice, assessore all'ambiente, Maria De Marco, presidente del CDA, interloquiranno molto nelle prossime ore, nelle prossime settimane con i cittadini. C'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché i rifiuti aumentano, anche perché ci sono più conferimenti illegali, anche perché, ma questa è una bella cosa, aumentano i turisti. Quindi abbiamo rimodulato il dato, non produciamo più 800 tonnellate, ma stiamo andando intorno ai 1000. Quindi insomma è un momento molto difficile, bisogna farsi carico tutti, e vi assicuro che c'è il massimo impegno, e noi, a prescindere da quello che faranno gli altri enti istituzionali, stiamo lavorando e risolveremo questa situazione di difficoltà. Scusi, ci può dire nello specifico queste misure eccezionali che da qui al prossimo mese verranno in qualche modo No, messe vabbè, in campo per questo scongiurare poi futuro? ci torniamo. Adesso bisogna pulire la città. Da lunedì avremo a disposizione maggiori mezzi che consentono anche, sono i bilici in particolare, che insieme ai compattatori consentono anche, se si dovesse rompere, come è accaduto in questi giorni, per qualche ora un impianto STIR, o se ci dovesse essere un'agitazione sindacale, come pure è accaduto in questi giorni in un impianto STIR, noi avremo dei siti di trasferenza mobili, chiamiamoli in questo modo, cioè non dei luoghi fissi dove noi per motivi di urgenza e per poche ore possiamo allocare i rifiuti per evitare che stiano per terra. Quindi poi invece andremo a lavorare sul miglioramento e rafforzamento degli impianti STIR, che quindi saranno in grado di poter gestire anche un tonnellaggio maggiore rispetto a quello conferito finora. Voglio però anche indicare una, che sennò sembra, come dire, che qualcosa che
che poteva essere previsto. Noi ci troviamo di fronte a due dati molto significativi. Uno, che siccome a livello nazionale non c'è una corretta gestione dell'umido, e quindi è un tema nazionale, e vediamo quello che sta accadendo a Roma, che droga il mercato facendo alzare molto i prezzi, noi ci troviamo di fronte al mescolamento tra umido e differenziato. Questo ha prodotto un aumento enorme, non previsto, delle quantità di rifiuti che vanno agli STIR, e quindi questo significa come se inietti benzina sporca, per farci capire, nel motore delle macchine. Perché sì, ha eliminato i bidoni dell'umido. Non sbaglia Asia, questo stiamo parlando in generale. No, anzi, Asia Napoli è l'unica città che complessivamente regge ancora nella differenziata. Stanno altri comuni, non lo voglio dire per non urtare la suscettibilità di nessuno, non la fanno più la raccolta differenziata. Quindi prima andavano con 10 compattatori, dico per dire, a conferire a Giuliano, piuttosto a Tufino, a Caivano, adesso vanno con 15 compattatori. Quindi questo ha aumentato notevolmente. E poi a novembre c'è stata una quantità d'acqua.